aperta un'odierna seduta del Consiglio Comunale. Procedendo con l'appello. De Martino presente. Otto. Passiamo allora immediatamente alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, concernente interrogazioni e mozioni. Come da regolamento, considerato il fatto che l'argomento in questione tratta anche di nomi e persone, stabilisco di far chiudere provvisoriamente e a porte chiuse questa trattazione di questo argomento, e quindi invito l'operatore a ad uscire e a spegnere l'apparato. Parola al consigliere Ciuccio. Presidente, la ringrazio. Io innanzitutto volevo approfittare sempre di questo consiglio comunale, dell'occasione che abbiamo di qualcosa, per porre ancora in evidenza questo benedetto problema del Cimitero, perché effettivamente dalla interrogazione del febbraio 2016 e da quella di aprile 2017 sembra nulla è cambiato, se non una cosa la progettazione, insomma, questo è tutto. La situazione della cimitero rimane comunque compromessa, era stato, diciamo, detto, promesso e chiarito in varie cose che sarebbe solamente un problema della persona in più con il sistema del lavoro interinale, quello che il comune può utilizzare e deve utilizzare. E ad oggi purtroppo dobbiamo dire che non è ancora stato risolto questo benedetto problema. Là abbiamo ancora una situazione in cui c'è un solo seppellitore, se vogliamo, un solo che fa le esumazioni, i cittadini sempre le stesse cose che abbiamo inutile per l'economia di tempo, le stesse cose che diciamo allora le possiamo dire adesso. Il mondacarico delle cose ancora le cose che portano il mondacarico delle sarme ancora non è funzionato, tutto è rimasto comunico. Allora io voglio, in effetti, se devo preparare un'altra interrogazione e farci un'altra volta un'altra mezz'ora di consiglio comunale, altrimenti volevo che in qualche modo, insomma, si portasse avanti questo problema, insomma, si mettesse in impegno e risolvere questo benedetto problema. Risulta che praticamente quando mettiamo i dipendenti in ferie, poi li dobbiamo chiamare perché dalle ferie, perché non c'è bisogno di un intervento loro per essere lì, eccetera, eccetera. Quindi questa è una situazione che secondo me bisogna comunque problemare, perché non è assolutamente più possibile da queste condizioni. Anche perché, ripeto, non scherzando con il mio amico Mario, dicevo, purtroppo io parte dal consigliere comunale che comunque dovrei interessare molto di problemi mi interessa di più perché sono un diventatore, quindi lo vedo molto più frequente questo problema, essendo un assiduo frequentatore, e quindi, diciamo, mano a mano vedo la situazione sta sempre di più, diciamo, peggiorando e migliorando. Grazie. Parola al sindaco. Va bene, prendo atto del tuo servizio, prendo io l'impegno con Anna, ci faccio, diciamo, ci andiamo a riprendere quelle che erano le vecchie solleciti del consigliere e verifichiamo un pochino quello che è. Naturalmente con disponibilità e forza certamente ci stanno magari. C'è per quanto riguarda il sistema diciamo, di trasporti tabili che è già approvato dalle grandi terme di intervento, penso che ci sia solo su intendenti per l'impresa. Passiamo alla trattazione del punto all'ordine del giorno concernente gli equilibri di bilancio 2017, salvaguardia, provvedimenti. La parola all'assessore Vincenzo Ruggero. Luciano, nel senso dell'articolo 146 del testo unico, entro il 31 luglio, gli enti locali devono procedere alla verifica degli equilibri di bilancio.
stato di attuazione dei vari programmi, di procedere alla verifica delle poste di entrate e di uscite di propria competenza, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio. In allegato alla delibera ci sono tutte le dichiarazioni dei responsabili delle varie posizioni, compreso delle società partecipate, e ovviamente anche la richiesta di verificare eventuali consistenze di debiti fuori di bilancio che ha avuto riscontro negativo. La delibera è dotata di tutti i pareri, compreso quello del revisore contabile, che unitamente a quello del responsabile dell'ufficio ragioneria è sempre legato alla delibera. Lo stesso argomento è stato oggetto di discussione in sede di commissione bilancio la settimana scorsa, rispettando tutti i parametri previsti dalla legge di misure certificate degli uffici da posti, chiedo al Consiglio di esprimersi favorevolmente alla proposta di delibera. Grazie. La parola al consigliere Ciuccia. Legale rappresentante della società che ci dice che tutto a posto, quindi che non si
e soprattutto non viene disposta da parte del porto turistico, questo non so se è previsto, diciamo, dalla legge, ma comunque l'ufficio, il funzionario responsabile dell'area economica e finanziaria chiedeva il 20 luglio 2017 ai responsabili dell'ufficio tecnico lavori pubblici alla società porto turistica, la società di servizi, chiedeva una serie di cose, tra cui anche se viene in corso il corretto svolgimento del programma dei lavori pubblici e soprattutto del PAG. Quando noi andiamo a leggere la risposta del porto turistico, leggiamo che non vi sono esistenze di dati di fatto, di situazioni che possono far prevedere disavanzi, che non vi sono esistenze di situazioni di bilancio di organismi partecipati dati da richiedere l'accantonamento a copertura di perdite o disavanzi. E poi si dice che il corretto svolgimento del cronoprogramma degli interventi a parte del lavoro di qualificazione del piano superiore, centro complessi, fermo restando, è rimasto fermo del problema amministrativo. Non vi sono segnalazioni, eccetera, eccetera, però non parlo di corretto svolgimento del PAG. Quindi sicuramente una risposta imprecisa e completa, scusate, completa rispetto a quanto chiedeva il ragioniere capo, funzionario responsabile dell'area economica e finanziaria, dove si chiedeva esplicitamente il patto. Credo che questa richiesta sia stata fatta in base a una norma di legge e quindi secondo me si sta ancora una volta contravvenendo a una legge o comunque al regolamento o una disposizione. E quello che andiamo a provare oggi non è quello che andiamo a provare oggi, se lo approverete oggi, perché non pensare di rinviarlo, è comunque una delibera che andate a provare in maniera monca, perché manca comunque un documento, cioè manca la dichiarazione del presidente del porto turistico che dice che sta attuando il PAG approvato da questo consiglio. La parola al consigliere Di Vittorio. Per me che
della cosa dentro c'è una cosa che una cosa. Ma se tu sei stato assente da capo, mai vedi facciamo dire no, oggi è perché io avevo la difesa mentre non è una cosa che passa. No, no, ti parli, guarda, già, se tu assimilare che diciamo, non ci vesti, ma se vende bene, allora ti chiamo se non insieme. Con piacere.
consigliere Lembo. Relative ai trattamenti sanitari
fiduciario che agisce nell'interesse della persona che lo ha nominato. La Suprema Corte di Cassazione in varie sentenze si è espressa in maniera favorevole, ponendo condizioni ben precise. Ci sono tanti altri atti e convenzioni citati in delibera che si sono espressi altrettanto favorevolmente in merito. E poi teniamo presente l'articolo 32 della nostra Costituzione che recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E mi sembra questo dice tutto. La materia del fine vita come naturale rientra nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale. Ed è questa prospettiva che in marzo, quando abbiamo presentato il regolamento la prima volta, ci ha convinti a rinviare la proposta. In quel periodo, infatti, l'esame dei dati raggiunto dalla Commissione parlamentare alla Camera, che in tempi relativamente brevi lo ha licenziato, inviandolo al Senato, dove però ormai giace da tempo e dove sono stati presentati innumerevoli emendamenti. L'iter parlamentare si è dunque arenato e poiché l'istituzione da parte dei comuni di un registro non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato, questa amministrazione intende fortemente istituirlo nel nostro comune. Precisiamo ancora che già il 1 aprile 2011 fu acquisita a protocollo una mozione con il numero 5539 relativa all'argomento, depositato dal gruppo consigliare del CAPI. È volontà di questa amministrazione, dunque, che questo iter venga concluso almeno nel nostro comune, mettendoci alla pari di tantissimi altri, come ad esempio Firenze, Napoli, Modena, Torino, eccetera, che hanno da tempo già istituiti registri per la raccolta dei dati. Dicevo, il regolamento è molto lineare, molto semplice, anche nel breve, proprio perché volutamente si apre alla possibilità quindi di essere integrato nel momento in cui diventa una legge dello Stato e prevede, come dicevo prima, semplicemente un registro in cui si raccolgono le dichiarazioni in busta chiusa supportate dalla nomina di un fiduciario e di un cofiduciario assolutamente contrario all'eutanasia, almeno il nostro regolamento, perché sono questioni etiche, religiose, in cui non possiamo, e anche sanità, se vogliamo, non so, in cui noi non possiamo imbarcarci. Questo è qua. Ci sono interventi da parte del gruppo, avanti altri. La parola alla consigliera Paola Mazzina. Allora, su questo argomento è stato oggetto di trattazione ripetutamente in Commissione del Regolamento. Ripeto cose sostanzialmente da cui già noto, ossia la questione sul piano strettamente politico di riconoscimento dei diritti civili non può che trovarci tutti quanti d'accordo. L'ho detto e lo ripeto anche in questa sede. La questione però sostanzialmente presenta due aspetti che meritano di essere presi in considerazione con attenzione. Laddove al profilo politico, che ripeto ci trovano tutti quanti d'accordo, corrisponde un aspetto giuridico. E purtroppo, ahimè, altrimenti se tutto si dovesse ridurre alla semplice invocazione di una disposizione costituzionale, tantissimi problemi non nascerebbero proprio. Cioè questa questione, per poterla affrontare seriamente, non può passare semplicemente per una mera disposizione programmatica della Costituzione, perché in realtà presuppone, il regolamento comunale presuppone, che ci piace o non ci piace, l'adozione di una legge. E come ci ricordava molto bene l'assessore Manzi, è una legge che oggi ancora non abbiamo. Questo per dire che cosa? Che,
europei, indipendentemente dalle disposizioni costituzionali a cui tutti quanti siamo legati e che rispettiamo, indipendentemente da un aspetto politico che nel quale ci riconosciamo, noi oggi qui non stiamo a discutere ciò che ci piace e ciò che non ci piace di più. Noi oggi sostanzialmente stiamo ad esercitare un potere normativo, quello che la legge ci autorizza ad esercitare. E nello specifico, indipendentemente dalla casistica, cioè il fatto che altri abbiano agito non significa che abbiano agito bene e quindi l'effetto normativo non ci sta sul piano strettamente giuridico. Quindi, ripeto, sul piano strettamente giuridico oggi noi ci troviamo ad adottare un regolamento che tuttavia è carente della normativa di riferimento, cioè del principio di legalità non è soddisfatto. Questo che cosa significa? Che noi oggi siamo appunto legislatori amministrativi e di questo non possiamo ottenerne conto. Dopodiché mi viene da dire, la disciplina ci sta, il segnale politico lo si vuole dare, dobbiamo tuttavia a questo punto essere consapevoli che c'è la carenza legislativa, che quando verrà adottato la legge certamente dovremo ritornare sopra per allinearci e che probabilmente, terzo aspetto che non possiamo non tenere presente, probabilmente andremo a determinare anche dei disagi a quella popolazione, a quei cittadini che nell'esercitare un diritto loro riconosciuto dal regolamento, ma non legittimato dalla legge, si troveranno a dover essere ricontattati per mettersi in linea con la nuova normativa. Allora la mia domanda è questa. I tempi, chiaramente, se dipendesse tutto da noi, è chiaro che abbiamo tutte le leggi migliori del mondo in tempi raggiungibili. Quindi, anche l'esortazione al Parlamento ad agire subito, lascia il tempo che trova. Dicevo, la nostra sollecitazione, per quanto accompagnata dai migliori propositi, volta legiferare presto, legiferare subito, legiferare bene, e lascia il tempo che trova, perché chiaramente non è che la nostra parola in più possa cambiare insomma lo stato delle cose. Ripeto, io il problema giuridico come consiglieri che quindi si occupano di esercitare una funzione normativa me la pongo, non fosse altro perché appunto il principio di legalità non è soddisfatto, non fosse altro perché dovremo inevitabilmente ritornarci sopra appena questa legge verrà adottata e non fosse altro perché noi andremo a creare, questo anche rispetto da tenere presente, notevoli disagi a coloro che riterranno da qui a quando sarà di farne uso, di fare esercizio di quello che noi stiamo andando a riconoscere in carenza di una legge. Se non ci sono ulteriori interventi, procediamo alla votazione. La parola al consigliere Paolo Falco. Paolo, in merito a quello che dici, io non mi trovo d'accordo a definirlo come un atto legislativo, perché non superiamo la legge. Perché? Perché comunque l'atto di indirizzo che viene dato è soltanto un modo per dare una mano eventualmente a familiari, a persone, a coloro che ci persone vicine all'ammalato oppure all'ammalato stesso che ha dato in quel momento il suo un atto di indirizzo, ma non supera assolutamente la legge. Cioè, però è soltanto un registro, non è assolutamente un obbligo e non deve essere seguito né da chi è fiduciario in quel momento, ma da soltanto una mano eventualmente a dare un consiglio. L'eventuale decisione finale comunque viene sempre dato al parente più vicino oppure alla persona stessa se è capace di intervenire. Quindi voglio dire, non è assolutamente. Perciò non capisco. Qual è il problema? Se un atto di indirizzo non è assolutamente un atto che... Allora, quando tu dici stai superando la legge, io non posso superarla perché la legge non ci sta. Quindi ti sto dicendo, stiamo facendo, un atto politico sul quale posso essere d'accordo, ma che non ha un valore giuridico essendo carente del... Questo discorso. Allora, io questo discorso lo sto facendo in un consesso a persone che in questo momento stanno esercitando un potere normativo. E di questo ne devo tener conto. Perché così, dopodiché possiamo, ripeto,
sull'indirizzo, sull'indicazione da dare, possiamo essere d'accordo su quello che vuoi, ma dal punto di vista, ripeto, è un aspetto che altrimenti non staremo a discutere, ma prima di noi ne hanno discusso tanti altri, secondo me, cioè, se ne discusso tanti altri contesti, molto forse più autorevoli di quanto diciamo, rappresenti questa sede. Però, ripeto, la questione, ripeto, merita attenzione perché dobbiamo essere consapevoli che noi stiamo agendo in un sistema, in una materia, che non è contro legge, è in carenza di legge, su cui noi avevamo fatto una valutazione di opportunità, su cui siamo convenuti in 20 commissioni, statuto e regolamento che si sono riunite qualche mese fa, su cui avevamo detto siamo d'accordo, aspettiamo però per evitare di normare due volte, aspettiamo che a questo punto il legislatore ci dia le sue indicazioni in maniera tale che noi nel momento stesso, a meno che non ci siano delle fattispecie che ci chiedono di intervenire subito e di farlo in maniera da dare un segnale, da dare un'opportunità, da consentire a Tizio che ha sempre di esercitare un diritto, facciamo un unico intervento normativo in maniera tale da non doverci ritornare su e non dover fare. Questo è il discorso. Possiamo quindi procedere alla votazione? Sì. Passo la parola al consigliere Filippo per la dichiarazione di voto. Noi esprimiamo un voto favorevole anche con dicendo che questo è un atto più politico, secondo me più un atto politico che un atto concreto, nel senso diciamo che la materia in corso di regolamentazione quando però lo riteniamo un atto di civiltà, un atto che serve diciamo, a fare in modo che capi un segnale di questa materia molto molto delicata. Quindi noi esprimiamo un parere di una voto favorevole alla proposta dell'assessore Caterina Mazzi con diciamo, le situazioni che abbiamo fatto che ha fatto la nostra consigliera Paola Mazzi sulla materia sulla complessità. Quindi riteniamo più un atto di casa, un atto politico. Possiamo quindi procedere alla votazione, gentilmente voti favorevoli, unanimità. Siamo anche per l'immediata eseguibilità, come sono unanimità. Presidente, scusami, volevo un attimo sottolineare e intervenire urgentemente sui bagni di Marina Grande, perché diciamo il problema di sollecitare l'ufficio dei pubblici che sono chiusi perché sono curati, c'è un problema diciamo delicato, c'è affluenza tantissime persone, anche se deve fare un lavoro notturno, non lo fanno. C'è una forte divergenza tra CONI e la CONI dice che è competenza sua, è ragione, che è il problema. Cercare di avere la firma di quel protocollo che è
Perché io devo sollecitare? Sollecito tutto il Consiglio Comunale, se voi che eventualmente avete intervenire anche con il Consiglio Comunale, perfetto, qualcosa del genere, perché io ho il sospetto che l'autorità giudiziaria oppure le autorità preposte a Guardia di Finanza, quant'altro, possano emettere nel mese di agosto le prossime, visto che fa pure notizia. E quindi la cosa mi preoccupa molto, perché per le 19 figure professionali attualmente stiamo tamponando cinque personali, anche personalmente, a vari figure personali napoletane, che stanno temperando, più o meno stiamo cercando di tappare il buco, stiamo tappando i buchi nell'ospedale. Ma se 19 figure professionali improvvisamente venissero sospese, noi non avremmo ospedale sui solitari. Quindi dovremmo investire il prefetto, dovremmo, non so cosa, cioè è un problema molto serio, Io voglio dire che il prefetto dice, però un conto, allora facciamo il ragionamento di quello che sta fatto prima, un conto è il lavoro della giudiziaria. Noi dobbiamo dire al direttore dell'ASL che diciamo questo è un punto, cioè noi abbiamo già fatto, io devo solo informarvi e sollecitare e essere pronti tutti insieme, perché ma quello che diciamo insieme alla Camera già la luce, quello che è venuto va, diciamo, poiché l'ospedale mano a mano si sta spegnendo, al di là di tutti gli annunci qua che c'è, si sta spegnendo mano a mano, ma, e non solo l'ospedale, ma anche i servizi con la dell'ASL stanno spegnendo. Ad esempio mi risulta che l'oculista, che è un bravo oculista, che non viene più, che non si sa cosa succede, che non si sa cosa succede. Allora, secondo me va fatta una pressione anche tosta nei confronti del direttore della e dice scusami, ma questo ospedale ci vuole fare, che abbiamo 50.000 domizi, che è stato, che lo facciamo che continuamente, e non lo facciamo personalmente, lo facciamo continuamente. Non solo, so, quindi, ma fatto, no, lo so, ma cosa di essere pronti a fare anche degli atti di forza maggiori, la situazione sta decidendo. Ma che adesso facesse in gioco, diciamo, direttamente la giustizia fa chiuso nel suo corso, e l'altra parte fa il gioco di chi in realtà ha fatto diventare specie piccolo per il suo corso. Assolutamente, perciò dico, come fare questo, noi abbiamo, dato che abbiamo avuto anche la collaborazione di una giunta regionale di quel protocollo che abbiamo approvato, questo ci dà un minimo di forza, diciamo, come insomma, di tutti quanti a dare, quindi voglio dire che era soltanto un informativo sulla pressione economica. Lo sappiamo tutti, ma è anche questo che ufficiale. Vedete, mi si è addosso da noi. Se già avete più rimasto, tra poco. Buonasera.